Ciao a tutti, oggi vi mostrerò una nuova truffa. Farò degli acquisti su Amazon e in questo caso ho bisogno di un IBAN al quale ho associato nome e cognome. Sappiamo benissimo che l'IBAN è pubblico perché è ritenuto un dato non sensibile. Proviamo. Come prima cosa bisogna creare un'email fittizia, che io ho già fatto e sono già dentro Amazon. La seconda cosa è trovare il prodotto, che io adesso seleziono uno economico, anche random. Prendiamo questa cosa qui. Aggiungi al carrello, procedi all'ordine. Bene, la terza cosa è aggiungi una modalità di pagamento. Quindi noi andiamo su aggiungi un conto corrente e ci chiede IBAN, nome associato al conto e il BIC, che sarebbe il codice Swift. Recuperiamo l'IBAN. Ora dobbiamo digitare l'IBAN e il nome e il cognome. Ci chiede anche il BIC, sarebbe il codice Swift, che si può calcolare tranquillamente. Calcolo del codice IBAN, quindi noi cosa facciamo? Copiamo l'IBAN, lo incolliamo qui, controlla il codice IBAN e qua ci esce il BIC. Noi da qui abbiamo recuperato il BIC. Siamo qui, aggiungi il conto corrente. Perfetto, utilizza questo metodo di pagamento. Utilizzo questo indirizzo, bene. Adesso non ci resta altro che acquistarlo. Vediamo. Grazie, il tuo ordine è stato ricevuto. Ok, mi è arrivata l'email di conferma che mi dice che domani il mio pacco arriva. Vediamo se la nostra vittima se ne accorgerà. Come avete visto, il pacco è arrivato. Adesso lo apriamo. Ed ecco qui il nostro prodotto che abbiamo ordinato. Se non ci resta altro che avvisare la nostra vittima. Volevo avvisarti che sei stata vittima del mio esperimento sociale. Sta girando una truffa che praticamente io con il tuo IBAN e nome e cognome posso fare gli acquisti su Amazon. Io ti ho chiesto l'IBAN per provare a fare un acquisto su Amazon e sono riuscito a farlo. Volevo svelare questa truffa a tutti quanti e tu sei stata la mia vittima. Vai tranquilla che i soldi te li ho già restituiti, e te li ho rimandati indietro, vai tranquilla. Ma scusami, con l'IBAN si riceve? Non lo sapevi tu, vero? No, ma ti pare? Ma assolutamente no.